Salve a tutti, questa mattina 27 gennaio 2014 Pronto? siamo qui con Simone e Mattia, giusto? Sì. A parlare della prima guerra mondiale. Abbiamo realizzato questa mappa dove, Mattia? In classe? Con la Sì. professoressa e dopo averla realizzata l'abbiamo organizzata in presentazione. Abbiamo isolato alcuni collegamenti che sono prima della Prima della guerra. guerra, quando, le cause, e dove, come, chi fa la guerra, chi vince, chi perde, le conseguenze umane, le conseguenze materiali. Bene, allora adesso partiamo con la presentazione e vediamo passo passo come si è evoluto Guerra. questo enorme tragedia umana che è avvenuta in Europa, ma non solo. Allora, E la prima guerra mondiale, prima della guerra c'era il colonialismo, l'irredentismo, il nazionalismo, gli imperi decadenti e gli interessi coloniali. parti. Che hanno prodotto il conflitto e interessi contrapposti. Allora, la guerra, iniziò nel 1914 e finì nel 1918. L'Italia però entrò in guerra nel 1915. Perché faceva parte della Triplice Alleanza insieme alla Germania e l'Austria, e in quel caso però allora, l'Austria dichiarò lei guerra alla Serbia e non fu mica aggredita, cioè l'Italia doveva entrare in guerra solo se la Germania o l'Austria venivano attaccate. Ma qual era l'intento dell'Italia? L'Italia perché entra in guerra? Cosa voleva? Cioè, Voleva conquistare Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige. quindi voleva chiudere i confini nazionali con la catena delle Alpi, dire tutto quello che qui delle Esatto. Alpi è Italia. Sì. E quindi l'interesse, in questo caso nazionalistico, dell'Italia era quello Di di impossessarsi tutto, finire l'opera del Risorgimento. Ma e quindi le cause? Le cause sono l'egemonia economica, politica e culturali e il desiderio di indipendenza. Però la causa ufficiale fu l'assassinio dell'arciduca austriaco nel 26 gennaio, il 26 giugno del 1914. Ecco, la mano della pistola era un serbo e Esatto. voleva l'indipendenza L'indipendenza. dei La Serbia, territori della quindi Serbia ai. che erano tutti dentro l'impero Sì. austro-ungarico. E dove si. Qual è il teatro di guerra di questa guerra? Soprattutto in Europa, e poi ci sono anche delle colonie, sempre dove Degli ci stati. sono degli stati. Anche Colonie l'America, controllate dagli stati l'Europa, nazionali europei e addirittura l'America, anche alcune parti dell'Asia, perché c'è la è stata Russia, coinvolta, la Russia poi nel 17 si tira fuori, ma è stata coinvolta la l'impero Turchia, ottomano, che l'Ottomano era un impero e l'Asia. decadente. E come si svolge questa guerra? Si svolge innanzitutto con la guerra lampo perché i tedeschi volevano avanzare verso Parigi in pochissimo tempo e avevano progettato tutto fino all'arrivo. Però, una volta avanzati, videro che i francesi erano ben preparati contro i tedeschi. Così non divenne una guerra di posizione e non costruirono subito tante trincee. Quindi una guerra combattuta fermi, Sì. dove gli eserciti si contrappongono proprio uno di fronte all'altro. E chi la fa la guerra? Chi sono gli attori principali? Subito era formata dalla Triplice Alleanza, cioè dalla Germania, dall'Austria e dall'Italia, però dopo l'Italia ha visto che gli interessava il territorio austriaco e quindi fece il patto di Londra e si alleò con la Triplice Intesa, che era formata dalla Francia, Inghilterra e Del resto non poteva fare una guerra con un'alleanza pensando di portare via del Sì. territorio a uno dei partner, quindi è partita proprio. In Italia erano tutti d'accordo di far guerra o c'erano delle posizioni diverse? Erano opposti alla guerra, cioè alcuni non erano d'accordo. Si chiamavano neutralisti. Allora, chi vince e chi perde questo scempio, questa guerra disastrosa per l'Europa e per il mondo? E verso il 1917 gli Stati Uniti entrano in guerra perché avevano fatto dei prestiti alla Triplice Intesa per comprare il cibo e le armi per i soldati. E
però vide che stavano perdendo contro i tedeschi, così non riusciva più ad avere i loro soldi indietro. Così riuscirono ad entrare in guerra. Entrarono in guerra perché avevano capito che i loro interessi economici erano più ben salvaguardati. Perché appunto si perdevano e perdevano tutto. Infatti. E stavano perdendo soprattutto perché la Russia aveva fatto il trattato di pace con la Germania si era e si era fuori. Ritirata Infatti, dalla dopo guerra. il 17 e la rivoluzione, la Russia ha liberato forze armate che si contrapponevano, che si sono riversate dall'altra parte. E quindi il rischio concreto che la guerra potesse cambiare corso c'era. E così i tedeschi moltiplicarono le trincee Ecco, dell'Oriente. allora le conseguenze umane di questa guerra: 16 milioni di morti, 20 milioni di feriti, un numero Grandissimo. mostruoso. Quindi alcune immagini si possono vedere in piccolo le condizioni di questa guerra, una guerra brutta, una guerra dove gli Terrorizzante. eserciti si contrapponevano e si ammazzavano come le mosche. Addirittura era il tuo esercito che ti ammazzava se non andavi ad ammazzare, no? Sì. È stata l'ordinanza dei generali italiani, si chiamava decimazione. Bene, e adesso, dopo le conseguenze umane e materiali, di cosa parliamo? Del collasso, cosa succede alla fine di questa guerra? Che gli Stati Uniti, cioè la triplice intesa, una volta che ha vinto la guerra, si spartisce i territori e gli imperi centrali hanno un collasso. Un collasso degli imperi centrali, in particolare l'impero ottomano e l'impero austro-ungarico, che erano quei Perché due. dovevano pagare gli stati Certo. vincitori di tutte le somme di denaro. Inoltre, lo smembramento in stati nazionali, quelli che volevano appunto liberarsi dal gioco imperiale. La Russia è stata già fuori gioco e nasce l'Unione Sovietica. E la nascita di nuovi stati che non c'erano mai stati prima. L'Austria diventa uno stato piccolo, ma attorno all'Austria nascono degli altri stati che erano stati fino a quell'epoca inglobati. E all'Italia come va? L'Italia conquista i territori che gli servivano, Sì, li conquista. E quindi, diciamo, il disegno di Stato nazionale si chiude. Speriamo di essere stati chiari con questa esposizione. Da Mattia e Simone. e Fusillo Francesco, vi auguriamo buon ascolto.